Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, episodio 17 della nostra partita con The Raven Remastered. Abbiamo cambiato i panni, non sono più l'agente Zennar, il poliziotto, ma siamo Adir, mi pare. Abbiamo un coltellino. E siamo, sì, siamo il clandestino che c'era sulla nave sostanzialmente. Per chi si fosse perso l'ultimo episodio, vi consiglio di andare assolutamente a guardarlo, perché è molto molto importante. La nostra storia con l'agente Zelnar si è interrotta qua, anzi, una lineetta sotto. Adesso vediamo un po' qualche appunto, vediamo un po' la storia di questo ragazzo. Ci è voluto un po', ma alla fine Ince mi ha assunto. Dovrei fare il lavoro sporco al suo posto suo e così via. Gli starò accanto. Questo è ciò che conta. Prima o poi proverà il grande colpo. Quindi lui sa che Ince è un ladro e vuole imparare da lui, a quanto pare. Gli occhi della Sfinge, tutt'altro che una cattiva scelta, sono due gioielli di maggior valore al mondo e decisamente degni del corvo. Dovrei rubare il primo gioiello al British Museum. Ince si è assicurato che i sistemi d'allarme di parte del museo vengano spenti. Ha dei contatti eccezionali. Sappiamo che Ince entra in tutti i musei grazie alla baronessa. Il piano era scambiare l'occhio della Sfinge con un falso senza che nessuno mi vedesse. Sfortunatamente una guardia e un poliziotto inglese mi hanno scoperto prima che potessi piazzare il falso. Tutto stava andando secondo i piani. Se si ignora il fatto che Ince aveva piazzato una bomba per eliminarli entrambi, sarei dovuto scappare anche da solo, senza dare spettacolo, senza mettere in rischio. Sarei potuto scappare anche da solo, senza dare spettacolo, senza mettere in rischio nessuno. Quindi questo ragazzo punta, diciamo, che dovrebbe essere il clandestino, tra le altre cose. Vediamo un po'. Capitano, il clandestino dovrebbe essere proprio lui. Anzi, è lui. Sono abbastanza sicuro, insomma. No, è di sicuro clandestino, perché abbiamo il biglietto, ma lo andremo a perdere. Quindi lui è il clandestino. Ta-ta-ta. È comunque una persona poco violenta, infatti. Abbiamo visto un po' come si interrompe il rapporto tra lui e il corvo. Allora, un secondo. Perché va qua? Ok, devo andare più avanti di uno, scusate. Perfetto. Ink. Avvicinarsi a Ink non è stato semplice. Ha molte persone che lo aiutano, ma lui resta sempre indietro, dietro le quinte. Ecco perché è così difficile catturarlo. Non si sporca mai le mani personalmente. Lascia che lo facciano gli altri per lui. Persone come me. Asd, che vabbè, ride sostanzialmente. È una fortuna che gli serva qualcuno che susciti. Cosa? È una fortuna che gli serva qualcuno che sostituisca il suo braccio menomato, altrimenti non mi sarei mai potuto avvicinare tanto a lui. Ah, ok. Ince non si fida ancora di me, non importa. Sono proprio dove voglio essere. E finché Ince non mi considera un apprendista ladro entusiasta. Scusa, sono io o ho dei problemi da leggere sicuro? Ma e finché Ince mi considererà un apprendista ladro, un entusiasta, ma poi non tanto sveglio, andrà tutto per il meglio. Ok, perché lo vuole. Cioè, lui sta facendo finta comunque di essere un po' stupido, così Ince abbassa la guardia. Probabilmente c'è anche questo. Perché lui vuole essere il futuro corvo, evidentemente. Vogliamo rubare il primo occhio della Sfinge senza fare troppo rumore. Solo dopo aver rubato il secondo occhio della Sfinge al Cario, qualcuno avrebbe dato un'occhiata al primo e si sarebbe reso conto che era un falso. Non aveva mai pensato di lasciare davvero il falso lì. Ma alla fine neppure Inch ha seguito il suo piano. Di certo non aveva mai accennato una bomba in un cestino dei rifiuti. Era una storia della. Ma questa storia della lettera non ho idea di cosa si tratti. Quale altra parte del piano cambierà ancora? Dobbiamo salire sul treno, guardiamoci un po' intorno. The crate must have had bananas or something in it. It's empty now. There probably isn't a single newspaper between Moscow and Madrid that's not reporting on the burglary. I'm famous. Unfortunately, not for the sort of elegantly executed theft I'd like to be known for. Infatti lui è innamorato del vecchio Raven, non di quello nuovo, di come Sometimes si you sta can find comportando useful Inch. things in a waste bin, but this one seems to have been emptied recently. If I try to just get on the train, the conductor would probably stop me and might even turn me over to the police. I can't risk that.
Lui ha perso una valigia, ricordiamoci questo, eh? Perché noi sappiamo già un po' come va la storia. Ci sono molti indizi, tipo lui ha perso una valigia, sappiamo. Some of the passengers got off the train to stretch their legs, but this man started his journey right here in Zurich. He waited a good 10 minutes for the train and began to get impatient. Perché voleva essere sicuro che ci fosse la baronessa sopra, eh? Judging by the bag, he's a doctor. He radiates self-confidence, almost arrogance. Un ispettore più bravo lui di Clothes maketh the man. Put a uniform on a short, old, rather chubby little man, and they'll show him all due respect, even if he's only a constable. The uniform alone gives him power, and that counts for a lot in this part of the world. Non da dove viene lui. I'd better not interrupt their conversation. As long as they're talking to each other, they're distracted and paying less attention to their surroundings. Okay. Burglary in British Museum, one casualty, 5,000 pounds damage, culprit unknown. Return of the Raven? I'd have escaped anyway, but Inch just couldn't resist playing with dynamite. I hope the security guard recovers soon. Effettivamente, se avete guardato l'ultimo episodio, quando lui punta la pistola al corvo, gliela punta sui piedi, perché comunque non aveva intenzione di fargli male. They won't let me ride along in the freight car, not even if I ask nicely. Certo, c'è dentro. Si è bloccato tutto. Vai là. Non posso passare? Ehi. Che non posso esaminarlo? Va bene. Esamina la borsa del dottore. Like the ones used by country doctors for carrying their equipment. If I swipe the bag, it'd cause confusion while people look for it, and I might be able to sneak onto the train. The only problem is, I can't take the bag with me. The conductor from the train, he's keeping a watchful eye on his passengers and their luggage. The train's been held up. And he seems to want to prevent further delays. He'd see me if I tried to board the train. Ce la facciamo? Perché so di sicuro che andiamo a rubare vestiti. I don't think I can lure him away. One of the passengers would have to ask him for something. It would be best if I could get my hands on his clothes somehow. Esatto. The conductor's uniform would be the ideal disguise. He'd see me if I tried to board the train. Allora, visto che non posso guardare lì, penso che a questo punto. This is the saloon car. Fully furnished with a bar and all the niceties. The ladies and gentlemen would have a fit if I just waltzed in there wearing these clothes. Effettivamente, quindi devi per forza rubare quelli. A questo punto Not prendiamo la borsa. The doctor could easily spot me taking his bag. He'd sound the alarm, and our Swiss friend would have no choice but to arrest me, and then we'd have a real problem. Vediamo un po' la busta, anche se non dovremmo guardare cosa c'è dentro. A ticket for a trip on the MS Lydia from Venice to Cairo, some banknotes, and a passport, blank, no personal info, no picture. Inch has brilliant contacts in the underworld. He knows the best counterfeiters, technicians, pickpockets, and con men. He remains anonymous, though. Most of them don't even know they're working for him. Mr. X, his contact in Cairo, probably doesn't have a clue who he is. Inch loves the spotlight and has a flair for the dramatic. Why else would he call himself the Raven? I don't like having to risk my own neck as part of his drama. What's the point of leaving messages for his opponent?
Invece ho giocato molto bene con la psicologia. Con la psicologia degli altri. Rimuovi il fondo I della could cassa. probably pry the bottom boards off without too much effort. They're thin and the nails are short. Poi mettiamo la cassa sopra la valigia. Perfetto. Perfect. It looks like a normal crate. Ok. Prendila. Nascondi la borsa del dottore sotto It's la cassa now di or never. legno. Perfetto. Scram! Yes, sir. Let the games begin. Excuse me, gentlemen. Can't you see that I am talking to the constable? The train is leaving in a few minutes, sir. I have to ask you to board it now. We should get on. Perhaps we'll be able to continue our conversation during the trip. I won't stand in the way. Where's my bag? You left it right there. I know that. I want to know where it is now. I don't know. I'll look for it right away. If you gentlemen would get on the train in the meantime... I will hold you and your employers liable for this. I'm sure he'll find the bag. Come on, Dr. Gebhardt. I will help you with your luggage. Fine. Allora. The conductor doesn't really seem to know where to search for the lost bag. Finding a particular piece of luggage at a railway station is like finding a needle in a haystack. Non mi fa comunque andare, quindi parliamo con lui. Se tanto la nascosta lì non posso interagirci. You seem to be searching for something. Can I help? Go away. There's no money to be earned here. That's not what I mean. I just thought, if you're looking for a brown bag... Why? Did you steal one? If that were true, I wouldn't be offering to help you. I saw a little blonde boy take the bag. He ran off with it, over there. Really? Thanks. Thanks. Isn't that the bag? Where? Beh, con un mucchio di giornali non penso che siano così forti. Muoviti, il treno parte. No! Oh, man! Con la scarpa che è caduta. Hai capito? Quindi ora il fantasma sul treno e tutte quelle robe chi sono? Let me have a look. The compartment is locked. Damn, I can't let the professor see me. I shadowed him for days in London. He might recognize me. Calm down, professor. I'll see what I can do. You don't understand. I have to get back in my compartment. All right, just wait here. Ah, ho capito. Quindi sostanzialmente ho tanto fatto la cima in trasformista. Sostanzialmente non c'era dentro qua nessuno a rubare nella borsa del tizio. Noi siamo entrati in un finestrino aperto, ci siamo chiusi dentro e ci siamo cambiati. E basta. Cioè, non eravamo dentro qua per fare altro. Però esaminiamo la valigia. The Baroness's luggage takes up half a freight car. I don't think that the suitcase or the bag contain anything that could help me out. I better leave as little evidence as possible. Questo è un brutto gesto da parte tua, potevi avere già una... My God, I barely look like myself. I'm not as good as the Raven at slipping into other roles. He's had decades to perfect it. Whatever. It'll be good enough for the people on the train. Chissà se era già aperto questo, sapete che non mi ricordo. The sink, the sink. No, that won't help me now.
Non mi ricordo se fosse già aperto questo portello, forse. He doesn't give up easily. È ancora lì. Vabbè, lo sapevamo già che non si sposta. Vabbè, prima che Zennar faccia in tempo, di sicuro dobbiamo uscire dal finestrino. Che tra l'altro, ho visto un achievement, dovrebbe esserci un'impronta digitale qui sopra nostra, solo che non l'avevo beccata. Quindi questo qua, niente, è aperto, evidentemente. It might be my only way out. Apri finestrino. The window to the right should be the Baroness's cabin, and the one on the left is the saloon car. The roof could be my escape route. Intanto il cappello non ci vola a noi, mentre Zellar era volato. Cosa c'hai in mano? Allora. This is the saloon car. The coal car and an old-fashioned steam engine are in front of it. Ah, teoricamente qua c'è il violinista. That's the Baroness's cabin. Inch is probably with her. Beh, non è il caso di entrare lì. Non mi sembra proprio il caso. If I stand up, my head is level with the roof, but the roof is too slanted and smooth to climb. Proviamo ad andare di qua. In the saloon car. They'd see me if I climbed along the side of the train. Beh, a questo punto allora le opzioni sono diventate poche. I wouldn't mind jumping through the window and giving them both the surprise of a lifetime, but then the Baroness would freak out. An Itch would be forced to report the event to the police. Bene, allora non so dove andare. Allora. Esamina i condotti d'aria. Air ducts or something. But I can't reach them with my hands. Cosa c'hai in mano? Those are air ducts or something. Ma c'hai in mano un cordino? Ritorna in cabina, ci serve qualcos'altro. Esamina l'asciugamano. Hasn't slept a single night in the cabin yet. The towel is unused. Prendilo. Se ne manca uno non si accorgerà. If I twisted it, then I'd have a sort of rope. Ma infatti ce l'avevi già in mano, va bene. Basta. Professor Lucien is at the door, and he won't give up until he opens it. That means I need another way out of here. Forza, ragazzo. Lui vuole andare alla sua borsa, no? Ora. Asciugamano. C'è altro, no? Asciugamano, vedi? Mamma mia, che rischio. There's nothing quite like traveling on a train. Sì, infatti. Bene. Questo qua è il vagone merci. Ok. Speriamo di non far troppo casino. Ventilation shaft supplies the freight car with fresh air. It also seems big enough to climb through. I'd say I found my way in. Perfetto, però adesso non è il momento di andarci. The cover has two hinges on the back. It's possible to open it, but the two screws on the front hold it closed. Quindi andiamo a cercare un cacciavite. Vediamo cosa vediamo. I can't see anything but the rear of the car through the slots. Well, that won't do. What I really need is a view of the front. The cover has two, but the... Ok, va bene.
Ci serve una view of the front. I monti viaggiano, eh? Allora, intanto qua. Il portone sul tetto del vagone merci è ben chiuso. Devo trovare gli attrezzi. Ok, gli attrezzi sono là sotto. Abbiamo già la chiave. Ma l'ombra sul treno? Tipo qua ci dovrebbe essere scritto l'ombra sul treno. Non dici che sono io? Va bene, andiamo avanti. Hey, my pistol! You'll get it back in Venice. Frightening me like that. I could have fallen under the wheels. I thought you were a ghost. Ghosts don't exist. They do too. One just flew past my window. Be off with you. Oh man. Siamo già arrivati a questo punto. Ah. Ah, I can use these. Phew, that was close. Entriamo di qua. I should be able to move about freely in the train, as long as I keep away from Professor Lucien. The other guests don't know me. And conductors change several times during the journey. A new face shouldn't seem suspicious to anyone. Young man? Yes, sir? Tell me, when did they switch to self-service on the Orient Express? Should they not have informed the passengers about that in advance? Forgive me, sir. I was... And what about my bag? Did your colleague find it? I'm sorry, sir. I don't know. I expected as much. There will be consequences. And now, bring me my coffee. Of course, sir. Non è stata la buona di entrare qua. Asshole. Allora. Huh. A dish with old people's candy. Butterscotch, I think. Cioè, dobbiamo essere pronti al blackout, eh? Allora, ragioniamo. Nella stanza precedente... possiamo andare, però andiamo prima di qua. Vuole un caffè. There's still some coffee left. Dai, dai. Non è mica caffè sto qui. Locked. Ma noi abbiamo le chiavi. Let's see. It fits. Huh. A lot of odds and ends. A hairnet. Batteries, a half pack of cigarettes, an unused toothbrush. The bartender probably has to serve as a jack of all trades, like a concierge in a hotel. So, is there anything useful? Here we go, a small shaving mirror. Utilissimo. Even pigs get to drink from the finest porcelain. If I mess with the doctor, I might blow my cover, so I'll have to grin and bear it and serve our esteemed passenger his coffee. A small portable radio. The reception is surprisingly good here in the mountains. I won't be able to use the radio, but the antenna, on the other hand, a thin, short metal rod that can be extended. Something like that might come in handy. Wow. Caramella. Mangia la caramella. Mettila nel caffè. No, eh. Attacca la caramella all'antenna. Attacca la caramella allo specchio. Quando è che ho preso lo specchio? Ah, sì, è vero, ho preso lo specchio. Adesso. No, I don't need anything else. Ok, ok, ok. If I mess with the doctor, so I'll... E appunto, non dovresti portare il caffè. Ma c'è già il caffè qui dentro. Ora non c'è più. Il caffè è rimasto là. Ma cos'è quella cosa marrone? A cup of coffee for the gentleman. Do you know what the problem with people like you is?
You mean our lack of a sense of duty, or our skin color, or a lack of respect for our elders? We have so many flaws. Bravo ragazzo. Guarda il tedesco. He didn't even want to hear why it took so long to get his coffee. He just wanted to tear into someone. Just wanted to assert his will. It's a sad life if you have to pump yourself up by deflating others. Allora, noi non possiamo superare Lucien, però penso che siamo agli alcolici. Wine, champagne, gin, brandy, and whiskey. The richest snobs take the same medicine as the poorest slobs. Va bene ragazzi, dai, direi che ci possiamo salutare qua. Nel prossimo episodio continuiamo la nostra avventura sul treno. Secondo me possiamo andare a recuperare qualche altro oggetto prima di tornare sopra il vagone dall'altra parte, dove ovviamente dovremo cercare di intrufolarci quando ci sarà il blackout. Qui dentro probabilmente ha già fatto entrare, avendo recuperato la chiave di lì, allora con la chiave di lì ha aperto questo cassetto, giusto? E poi ha trovato la pinza, con la pinza ha fatto entrare il vecchio. Quindi teoricamente ora ce ne possiamo andare anche di là. E dovremo incontrare Zelnar a un certo punto, che gli sbattiamo addosso. Quindi proviamo a uscire di qui. Però tutto questo nel prossimo episodio. Quindi ci salutiamo qua e... non so perché ho fatto una pausa mentre ho detto sì, salutiamo. Ci salutiamo qua e ci vediamo alla prossima ragazzi. GG a tutti.